esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, corsa skip lenta più power crunch. Via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Prossimo esercizio, running jack. Via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Stop! Prossimo esercizio, jumping jack. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Prossimo esercizio, squat più plank and jump. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa. Così. Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia con rotazione, ginocchia a terra. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto, spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, jumping jack più squat. Via!
Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Stop! Prossimo esercizio. Mountain Climbers. Via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Stop! Prossimo esercizio. Affondi i laterali. Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. Via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio. Flessioni a diamante. Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia a terra. Non piegare la schiena o sollevare il bacino durante la discesa. Testa, spalle e fianchi devono trovarsi sempre sulla stessa linea. Via! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, guarda un punto fisso davanti a te.
Stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop! Prossimo esercizio, burpees! Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. Via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Stop! Prossimo esercizio. Crunch completo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio, jackknife. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia i talloni a terra quando distendi le gambe. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Piegamenti con braccia aperte.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non piegare la schiena durante la discesa. Testa, spalle e fianchi devono trovarsi sempre sulla stessa linea. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching deltoidi. Via. Non forzare il movimento. Fermati quando la spalla ha raggiunto la sua massima tensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il busto. Le spalle sono sempre rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. Via. Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali e glutei. Via. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.